Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari, come sempre ampia pagina dedicata all'emergenza Covid-19. Oggi è stata un'altra giornata nera per tutta l'Italia per i decessi dovuti al nuovo coronavirus. I numeri sono stati dati dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa, che ha annunciato anche la firma di un'ordinanza per la ricetta dematerializzata, questa sempre nell'ottica del contenimento dei contagi da Covid-19. Nel frattempo, in Puglia è stato autorizzato l'utilizzo del cosiddetto farmaco utilizzato per l'artrite reumatoide, che sta avendo buoni risultati sul decorso della malattia da Covid-19. E allora facciamo un resoconto in questo servizio. Nel frattempo aspettiamo ancora il bollettino aggiornato per quel che riguarda la Puglia. Nel frattempo abbiamo il caso Altamura, si erano registrati 5 casi positivi a Covid-19 nel pomeriggio, sono saliti a 10 in serata. Tra poco sentiremo anche il sindaco di Altamura, Rosa Melodia. Intanto andiamo con il servizio. Un primato che pesa come un macigno in questo momento. Il numero di vittime in Italia per coronavirus ha superato quelle complessive della Cina. Sono 3.405 i morti, con un incremento rispetto a mercoledì di 427. In Cina le vittime registrate finora sono 3.245. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile nella consueta conferenza delle 18. E poi c'è l'altra corsa contro il tempo, l'approvvigionamento dei dispositivi individuali di protezione. Anche quello è un problema nazionale, con riflessi che arrivano fino in Puglia. Non ce ne sono abbastanza e l'autonomia al momento è limitata a pochi giorni. L'appello è farne un uso intelligente, lo ha ribadito anche oggi il presidente della Società Italiana di Pediatria Alberto Villani in conferenza stampa. I presidi medici vanno riservati a medici e infermieri, ha detto. Riusare i guanti non ha senso, usare la mascherina non ha senso se si mantiene la distanza. Tra le altre novità è la dematerializzazione della ricetta medica. A firmare l'ordinanza il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli. I cittadini, ha detto, non dovranno più andare da un medico di base, ma avranno un codice in farmacia per ritirare i farmaci. E intanto la Puglia prosegue la sua corsa per arrivare prima dell'emergenza. La Giunta ha stanziato 10 milioni prelevati dal piano di azione e coesione per l'immediato potenziamento delle attrezzature e delle strutture sanitarie per far fronte all'emergenza Covid-19. Le risorse sono state assegnate alla Protezione Civile. Il governo emiliano, inoltre, ha autorizzato tutti gli ospedali pugliesi Covid a utilizzare i medicinali a base del principio attivo tocilizumab, fornito gratuitamente dalla Roche per il trattamento della polmonite da coronavirus. Predisposta anche la proroga automatica fino al 30 settembre della validità dei codici di esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito. E quello della mancanza, della carenza di dispositivi di protezione individuale sta diventando davvero un'emergenza nazionale. Il Sindacato dei Medici Italiani ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma. A renderlo noto è stato il presidente nazionale Ludovico Abaticchio. La grave situazione nel suo complesso, dice, le disposizioni adottate stanno inevitabilmente esponendo il personale sanitario al pericolo di contagio dal Covid-19. Si legge nell'esposto, le aziende sanitarie di tutte le regioni italiane non sono in grado di garantire anche per il tramite di dispositivi di protezione individuale gli operatori sanitari da tale rischio. Tale criticità sottolineata è la carenza dei DPI per tutto il personale medico, il fatto che molti rischino di continuare a lavorare da infetti con conseguente esponenziale aumento del rischio clinico per gli stessi e per i pazienti con cui entrano in contatto, oltre al fatto che i servizi di igiene e sanità pubblica aziendale non rispondono ai numeri dedicati agli operatori né danno riscontro alle numerose segnalazioni fatte pervenire via mail. Il sindacato chiede così alla Procura che siano compiuti tutti gli accertamenti del caso. È un medico dell'ospedale oncologico Giovanni Paolo II di Bari, risultato positivo al coronavirus, lo confermano all'ANSA fonti sanitarie. Si tratta di un medico del reparto di endoscopia digestiva, il reparto è stato già sanificato anche se il professionista sarebbe stato contagiato non in ambiente ospedaliero. Il medico adesso è in quarantena, si tratta dell'ennesimo contagio tra il personale sanitario dopo i casi di Copertino del pediatrico Giovanni XXIII dell'ospedale di Putignano Bonomo di Andria e Castellaneta a Taranto e Taranto. E come vi dicevo in apertura, sono saliti a 10 i casi registrati ad Altamura. Abbiamo fatto un'intervista poco fa al sindaco di Altamura, Rosa Melodia. Sentiamo. Allora, nella realtà le notizie ci dicono che sono 10 le persone attualmente positive al tampone. Si sono aggiunti altri soggetti oltre ai vigili. Io
il Dipartimento di Prevenzione mi ha chiesto di rimanere a casa in attesa di tampone, quindi è stato il Dipartimento a dirmi di mettermi in isolamento. Comunque la questione è questa: ci sono queste 10 persone che sono positive, di cui noi abbiamo notizia, e che insomma si sono triplicate rispetto a ieri, perché ieri erano ancora 3 più la persona deceduta. Ma Sindaco, riguardano tutti questi casi positivi, riguardano il corpo della Polizia Municipale o no? Ci sono anche esterni? No, sono 5 della Polizia Locale, compreso il comandante, più 3 di cui avevamo già contezza, più altri 2, credo, operatori. Sì, non c'è bisogno di specificare, era soltanto per capire se fosse interno la Polizia non so Locale. Io conosco i numeri, non conosco indubbiamente, nemmeno la loro attività. Sindaco, siete preoccupati? Al momento ovviamente è ancora presto per poter parlare di focolaio. Come sta gestendo, come ha preso questa notizia? Allora, io purtroppo sto gestendo tutto telefonicamente, anche perché seguendo tutti i decreti abbiamo anche creato i presupposti per il lavoro agile anche presso il Comune, insomma. Io ho chiesto un intervento da parte di Bari, anche del Dipartimento di Prevenzione, perché purtroppo secondo me c'è un moltiplicarsi di casi, e questo avviene diciamo nel comune più grande, avviene anche perché c'è l'indifferenza di alcune concittadine, di alcuni concittadini che continuano ad essere sordi a qualsiasi tipo di appello e che invece dovrebbero rimanere a casa. Stasera qui ad Altamura si accendono i falò per festeggiare San Giuseppe, e io vedo dei fuochi anche da casa, insomma, e questa è una cosa terribile, terribile. Questo immagino, questo sindaco l'ha portata a emettere misure più drastiche? Certo, io sì, ho fatto un'ulteriore ordinanza proprio ieri, ho anticipato un po', ho chiuso le stazioni di servizio, nelle stazioni di servizio i bar. Ho chiesto ai tabaccai di chiudere le slot per analogia con il decreto, ma ho chiesto anche di limitare la vendita o comunque di evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno delle tabaccherie di persone che vanno lì soprattutto per il gratta e vinci. Ho deciso di delimitare i parchi e le piazze, le aree verdi della mia città, e di chiudere i distributori di bevande e alimenti H24. Un'ultima domanda, Sindaco, arriveranno dei rinforzi per la Polizia Locale in questo momento? Allora, diciamo, sono già arrivati dei rinforzi da parte della Polizia Metropolitana, però adesso dobbiamo vedere come organizzare il comando, perché chiaramente il numero che è cresciuto di persone interessate e chiaramente ha creato anche problemi lì. E noi ci stiamo organizzando, devo dire, stanno facendo tutti un ottimo lavoro, anche coraggiosamente, perché ci sono ancora una parte di vigili che stanno ancora lavorando, e quindi però sono pochi, ecco. Perfetto, Sindaco, grazie mille, veramente un grande in bocca al lupo, ma purtroppo ci risentiremo in questi giorni per vedere come va. Dunque, grazie e buon lavoro. Grazie. E allora, ringraziamo il Sindaco di Altamura, Rosa Melodia, noi andiamo avanti perché il Presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, ha inviato una lettera al Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere di attivare il corpo dei Vigili del Fuoco nelle zone in cui sono presenti distaccamenti per supportare gli amministratori, soprattutto dei piccoli comuni, nel controllo del rispetto dell'isolamento e per intervenire in caso di necessità. Questo perché i provvedimenti limitativi della libera circolazione delle persone sono spesso disattesi per ignoranza o per superficialità
o per intolleranza verso le regole e le prescrizioni, scrivete Caro. I vigili del fuoco andrebbero in supporto alle polizie locali anche per prestare soccorso alle persone in difficoltà. E per fortuna ve lo stiamo raccontando in queste edizioni dei nostri telegiornali, c'è una solidarietà che non si ferma, anzi corre insieme all'emergenza. Il sindaco di Mola, Giuseppe Colonno, ha comunicato che alcuni imprenditori cinesi che operano a Mola hanno donato 1000 mascherine e 48 gel igienizzanti al comune. Saranno distribuite a chi impegnato quotidianamente in prima linea, afferma il primo cittadino, è maggiormente esposto al rischio contagio. Il gesto degli imprenditori cinesi è tanto più generoso, continua Colonna, perché arriva da chi conosce bene la portata di questa emergenza sanitaria e ha stretto un forte legame con la nostra città. Faremo tesoro di questo dono importante distribuendo mascherine e gel al personale quotidianamente impegnato nei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, dalla polizia locale, le forze dell'ordine, i volontari della protezione civile e agli operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici di medicina generale che ringrazio per l'attività di assistenza e cura di tutte le famiglie molesi. Sempre nell'ottica di contenimento di eventuali contagi arriva l'iniziativa dell'ospedale Giovanni XXIII, un doppio binario per garantire percorsi separati ai bambini sospetti Covid-19 e il fast track infettivologico. Sentiamo. È riservata ai piccoli pazienti sospetti Covid-19 e il nuovo fast track infettivologico dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, in cui è attualmente ricoverata la neonata con febbre e tosse risultata positiva al tampone. La piccola è nel reparto infettivi dell'ospedaletto, cui è arrivata grazie ad un accesso diretto in reparto e bypassando gli ambienti comuni dell'ospedale. Il sistema doppio binario consente infatti di garantire percorsi separati per i bimbi con malattie respiratorie ed evitare così possibili contagi. Il primo accesso, al momento dell'arrivo al pronto soccorso, prevede un pre-triage esterno unico. Il genitore del piccolo sarà accolto in un box fuori dall'edificio, dove gli infermieri raccoglieranno le informazioni sui sintomi. In caso di febbre e tosse persistenti si attiverà appunto il fast track infettivologico, il percorso differenziato con accesso rapido alternativo a quello di pronto soccorso ordinario. Qui il personale del pronto soccorso, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dal protocollo Covid-19, valuterà se le condizioni del piccolo richiederanno o meno il ricovero. Il bimbo sarà accompagnato al primo piano del reparto di degenza di malattie infettive e il tragitto, contrassegnato da apposite indicazioni, avverrà attraverso un corridoio collegato direttamente e senza interferenze all'ambulatorio di pronto soccorso. Stiamo in tema perché vi avevo parlato già ieri. Ebbene, da sabato, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, le consulenze pediatriche ambulatoriali saranno garantite solo via telefono, incluso WhatsApp. Decisione che rientra nell'ambito del contrasto alla diffusione dell'epidemia da coronavirus e arginare eventuali situazioni di contagio. Per questo tutte le sedi SCAP dell'ASL hanno attivato linee telefoniche dedicate per mettere i pediatri nelle condizioni di garantire assistenza alle famiglie nel rispetto delle misure di prevenzione della pandemia in corso. Come stabilito dall'ultima disposizione regionale del 18 marzo, i pediatri dunque non avranno accesso diretto alle sedi SCAP, ma gestiranno a distanza i casi che necessitano di assistenza sanitaria. Per tutti gli specialisti c'è l'obbligo di compilare la scheda di triage telefonico nei casi sospetti. Infine, i pediatri potranno organizzare, laddove necessario, percorsi triage in accordo con gli ospedali preposti alla gestione dell'emergenza Covid, guidando così le famiglie dei bambini interessati verso l'iter di cura più adeguato. Il servizio è garantito nei giorni prefestivi e festivi, il sabato e la domenica dalle 8 alle 20. E anche le agenzie regionali per la casa e l'abitare della Puglia sospendono gli sfratti esecutivi fino al termine dell'emergenza Covid-19, quanto chiedono il segretario generale della UIL di Puglia, Franco Busto, e Yuri Galasso, coordinatore del sindacato degli inquilini della UIL. Il decreto Cura Italia, spiegano, non contempla alcuna specifica misura in merito, lasciando sostanzialmente piena libertà d'azione alle agenzie regionali per la casa. Molti degli inquilini che hanno ricevuto l'avviso di sfratto per morosità nei mesi scorsi, continuano Busto e Galasso, che quindi diventerà o è già diventato esecutivo in questo periodo, appartengono alle fasce socio-economiche più fragili. Per loro quindi diventerebbe pressoché impossibile, concludono, cercare alternative alle medesime condizioni di un alloggio popolare fornito dall'ARCA.
E c'è un'altra emergenza, ne ha parlato anche il commissario Angelo Borrelli oggi in conferenza stampa, e cioè quello dell'abbandono degli animali, perché molte persone temono che anche gli animali possano essere come dire, veicolo di contagio. Ce ne siamo occupati, l'ha fatto Roberto Maggi, perché tra i padroni di animali domestici sono ancora tanti gli interrogativi in questi giorni. Abbiamo provato a fugarli sentendo via Skype il professor Canio Buonavoglia, infettivologo del Dipartimento di Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari, che ha chiarito alcuni importanti aspetti. Lo ascoltiamo. Professor Buonavoglia, sono tante le notizie che girano, anzi le fake news che girano, però spiegamolo una volta per tutte. Stiamo parlando di una tipologia di virus che ha una certa abitudine a fare il salto di specie, giusto? Esattamente, proprio così. I coronavirus, e in particolare i coronavirus dei pipistrelli, hanno questa abitudine a fare il jumping, cioè a cambiare di specie, quindi dal pipistrello si sono spostati verso l'uomo. Il punto nodale è capire come ha fatto questo virus dal pipistrello a passare all'uomo. C'è chi si pone anche l'interrogativo su come cambiare il proprio rapporto con l'animale domestico. C'è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché a Hong Kong è stato ritrovato un cane positivo al virus, un cane che però, poverino, era vittima in quanto convivente con la padrona che era infettata dal coronavirus. E gli animali domestici in questo frangente hanno il ruolo di vittime più che di untori. Gli animali domestici vanno trattati con un principio di cautela, cioè se il virus ha una via di progressione dall'uomo verso gli animali domestici, quindi verso il cane e il gatto, le persone contagiate che vivono con animali devono fare attenzione ad evitare che il contagio passi all'animale, che quindi il cane e il gatto diventino vittime di questa situazione. Quindi, per carità, insomma, evitiamo l'abbandono degli animali, perché è completamente fuori luogo. E invece cerchiamo di stare un po' più attenti a quelle che sono le abitudini nei rapporti tra noi uomini. Ci sono delle attenzioni particolari che dovremmo avere? Sicuramente sì. Bene fanno a bombardare con messaggi riferiti alla distanza, a lavarsi le mani. Però io aggiungerei che proprio le mani sono forse un veicolo del virus molto importante. Evitare le maniglie sporche, i carrelli della spesa al supermercato, la tastiera del bancomat, cioè tutte quelle situazioni in cui inevitabilmente il virus può finirci e noi inavvertitamente possiamo poi prenderlo con le nostre mani e poi con le mani portarselo al naso e alla bocca. E adesso ci colleghiamo per la consueta parte social con il nostro Italo Cinque Palmi, ovviamente a distanza, per cogliere anche l'occasione per ribadire un concetto, come diceva poc'anzi il professor Buonavoglia. Italo, buonasera. Sì, Alessandra, buonasera. Il concetto innanzitutto è quello di rimanere a casa. Questa volta come? Ve lo facciamo vedere sulla pagina Facebook di Telebari. Io resto a casa, ma alzo il volume, perché questa è un'iniziativa che è tutta pugliese, parte dalla Puglia, ed è l'idea di una maratona streaming, live streaming, di 3 giorni con DJ collegati da tutto il mondo, appunto con l'hashtag Io resto a casa, ma alzo il volume. Quindi da venerdì 27 marzo a domenica 29 marzo una serie di DJ collegati in tutto il mondo si alterneranno in diretta per 8 ore, dalle 17 all'1 del mattino, proprio sulla pagina Facebook di Io resto a casa ma alzo il volume. Nei 3 giorni di musica, inoltre, quindi non si tratta solo ed esclusivamente di divertimento, sarà attivata una raccolta fondi a favore del sistema sanitario pugliese per sostenere tutte le strutture ospedaliere della regione, una maniera per divertirsi quindi e fare anche del bene. Poi un'informazione di servizio, perché è nato l'assistente virtuale Rita, è stato chiamato così in onore di Rita Levi Montalcini, risponde alle domande sul decreto Io resto a casa, a quelle tutte le domande frequenti che riguardano magari, sai,
attività consentite, vietate, spostamenti, autodichiarazioni. L'assistente virtuale può essere attivata gratuitamente dagli enti pubblici che ne faranno richieste e sarà operativa per tutta la durata dell'emergenza coronavirus. Al momento hanno aderito i comuni di Bari, Taranto, Vibo Valentia, Molfetta, Mola, Gioia del Colle e Cellammare. Hanno richiesto l'attivazione e su alcuni portali web istituzionali il servizio è già attivo, quindi potete andare, che so, sul comune di Gioia del Colle o di Molfetta e interagire appunto con Rita per chiedere le vostre informazioni se avete alcuni dei dubbi sulle domande frequenti del coronavirus. Alessandra, ci vediamo dopo e per il momento è tutto. Grazie Italo, tra poco noi ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, tra poco torniamo con altre notizie, restate con noi. Riccoci ancora qui in diretta, seconda parte del nostro telegiornale. Ripartiamo parlando sempre di emergenza coronavirus, ma con uno studio delle università di Bari e Bologna, secondo le quali il livello di inquinamento nell'aria sarebbe un vettore efficace per la diffusione del coronavirus. Abbiamo sentito uno dei ricercatori e vediamo che cosa ci dice questa ricerca nel servizio di Cristina Ferrini. Spesso ci chiediamo se è solo una coincidenza che le aree con maggiori casi di contagio da coronavirus siano tutte ad altissimo tasso di inquinamento dell'aria. La risposta al nostro quesito arriva da una ricerca scientifica della Società Italiana di Medicina Ambientale e delle Università di Bari e Bologna, secondo cui l'inquinamento da particolato atmosferico, le particelle sospese nell'atmosfera terrestre, può rendere più veloce la diffusione del coronavirus, favorendo anche la sua attività nel tempo, grazie alla miscela di particelle solide e liquide di cui è composto. I dati dello studio evidenziano una relazione tra i superamenti dei limiti di legge per il PM10 e il numero di casi infetti da Covid-19. A supporto di questa tesi, le numerose pubblicazioni scientifiche citate nello studio delle due università che correlano il numero di contagi da influenza aviaria, polmonite e morbillo con le concentrazioni di PM10 e PM2,5. Nella ricerca vengono anche confrontati i dati di inquinamento delle centraline ARPA italiane e i casi di infezione da coronavirus riportati dalla Protezione Civile. Quel che si vede è una relazione lineare tra il superamento dei limiti dei PM10 e il numero di contagiati, confermando che più l'aria è inquinata, più ci si ammala. Non a caso, nel grafico dello studio si osserva che sono le regioni della pianura padana quelle col più alto tasso di inquinamento da particolato ad avere le maggiori accelerazioni di contagi da coronavirus. In sintesi, più ci sono polveri sottili, più si creano autostrade per i contagi, come spiega Gianluigi De Gennaro, ricercatore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari. Noi abbiamo messo in relazione la curva dei contagi in alcune aree italiane, in particolare in pianura padana, dove i trend erano vertiginosi, con i superamenti dei limiti di PM10 nei 10-15 giorni precedenti, perché noi abbiamo un problema di relazionare il tempo di esposizione con l'incubazione del virus e abbiamo trovato una forte relazione tra questi. C'è una ampia bibliografia che dimostra che non solo il virus può essere vivo, ma utilizza e può utilizzare le particelle come veicolo e quindi abbiamo portato all'attenzione della comunità e dei decisori questa importante relazione. Su questo tema si è pronunciato anche il professor Lopalco, a capo della Task Force per l'emergenza Covid in Puglia. L'inquinamento fa male, ma con Covid-19 ho paura che c'entri poco. Non pensate che l'aria fresca possa fermare il contagio. Il virus corre con le nostre gambe, non con i PM10. Lo scrive su Twitter l'epidemiologo Pierluigi Lopalco e coordinatore della Task Force scientifica della Regione Puglia per l'emergenza coronavirus. Il professore dell'Università di Pisa replica ad uno studio pubblicato ieri in cui viene stabilito una correlazione tra l'inquinamento atmosferico e la diffusione del virus di cui appunto abbiamo parlato poc'anzi. Jogging limitato nel tempo e nello spazio e probabile aumento delle sanzioni in caso di uscita dalla propria abitazione senza un giustificato motivo. In arrivo nuove disposizioni proprio da Bari, sentiamo. Limitare il più possibile gli spostamenti, arrivando anche a prevedere limitazioni per gli sportivi che non rinunciano alla consueta corsa mattutina, che in tempo di Covid-19 potrebbe risultare pericolosa, soprattutto se praticata in compagnia e senza rispettare le distanze di sicurezza.
Potrebbe infatti arrivare nelle prossime ore dal governo l'obbligo di limitare nel tempo le uscite all'aperto e soprattutto contingentarle alle aree adiacenti alla propria abitazione. È molto probabile che ci saranno delle restrizioni anche sulla corsa, sulle passeggiate, perché diventa davvero complicato gestire i controlli quando viene data la possibilità di passeggiare. Se uno uscire solo per motivi sanitari, per motivi di lavoro, per casi del tutto eccezionali, poi diciamo che è possibile correre, è possibile passeggiare, è chiaro che apriamo a tutti la possibilità di potersi muovere in città. E poi la richiesta dei sindaci, ha dichiarato Antonio De Caro, di passare dal reato penale alla sanzione amministrativa in caso di ingiustificato motivo per essere usciti di casa, con un aumento dell'importo della multa fino a 2.000 euro. È probabile che il governo gli prenda una decisione almeno sulle passeggiate, sulle corse, magari stabilendo degli orari precisi, e contemporaneamente noi sindaci ieri abbiamo chiesto anche di aumentare la sanzione, cioè di passare dal reato penale alla sanzione amministrativa, però con un importo molto elevato che secondo noi può fuggire sicuramente da deterrente. Slot machine e scommesse vengono considerate un incentivo agli assembramenti. Per questo arriva l'appello della Fondazione Antiusura. Governo e sindaci blocchino ora e per sempre l'azzardo a tutela della salute e dell'economia nazionale. L'appello della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II nelle tabaccherie denuncia la Consulta. Sono richiestissimi gratta e vinci, gioco dell'otto, superenalotto, scommesse online e slot machine che non si sono arrestati nemmeno davanti a una pandemia globale da collasso economico e finanziario mondiale. Gli assembramenti e le lunghe file alle porte delle tabaccherie per andare a scommettere risparmi o gli stipendi sottratti ai fabbisogni delle famiglie sono scene raccapriccianti a cui non avremmo mai voluto assistere. Sono persone affette dalla dipendenza dall'azzardo che hanno contratto anche attraverso l'azzardo di Stato. Lo Stato in grave emergenza umanitaria ed economica, continua la Consulta, non può continuare a fare soldi sulle persone più fragili, deboli e indifesi. E anche sanificazione anche per l'ex Telecom, per il Palagiustizia, per la sanificazione di tutti gli ambienti nell'ambito delle misure di contrasto, contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus è stata disposta la chiusura per 2 giorni del Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola Bari, dove hanno sede Corte d'Appello, Procura Generale e Tribunale Civile. Il palazzo sarà chiuso venerdì e sabato 20 e 21 marzo. Gli uffici della Procura ai piani più alti di via Dioguardi sono stati già sanificati la scorsa settimana. Nei prossimi giorni toccherà i piani del Tribunale dello stesso Palazzo. Intanto la giustizia barese si sta attrezzando, come già avviene in altri tribunali italiani, per celebrare le udienze di convalida degli arresti in carcere e i processi per direttissima via Skype. Il sistema, che sarà collaudato domani con una sorta di prova generale di udienza simulata, dovrebbe partire da lunedì. Si tratterà di attivare una videochiamata con 4 finestre contemporanee per pubblico ministero, giudice, avvocato e detenuto. I primi 3 potranno collegarsi dall'aula del Tribunale, tutti muniti di mascherine e guanti, oppure ciascuno dal proprio ufficio, mentre il detenuto sarà in collegamento direttamente dal carcere. E allora ci colleghiamo per l'ultimo collegamento con la nostra postazione social. Dunque, torniamo da Italo 5 Palmi per vedere ulteriori aggiornamenti. Italo, vengo da te. Sì, Alessandra, parliamo di storia vecchia, nel senso che continuano a Bari gli assembramenti, continuano le denunce, continuano le segnalazioni e anche i post del sindaco Antonio De Caro, perché, come potete vedere, è stato beccato un altro gruppetto di persone intorno a un condominio a conversare tranquillamente, e quindi questa volta De Caro si è visto costretto addirittura a pubblicare la foto, perché questa gente mette a rischio la propria incolumità e quella dei propri cari. Infatti il primo cittadino ha detto: nel caso non fosse ancora chiaro, è assolutamente vietato uscire di casa per l'ennesima volta, se non per casi di estrema necessità. Quindi le persone in foto sono state rintracciate e denunciate dai carabinieri per violazione dell'articolo 650 del codice di procedura penale e rischiano l'arresto fino a 3 mesi e un'ammenda fino a 206 euro. Ma se volete, ha concluso, continuate pure a uscire di casa, noi vi stiamo aspettando. Poi abbiamo invece un post simpatico della dottoressa Maria Chirona, che è la nostra conoscenza
di Telebari, responsabile del centro di epidemiologia molecolare del Policlinico e hub di riferimento per l'emergenza Covid-19. Lavorano 24 ore su 24, lo potete vedere in questa fotografia. Ecco come avvengono le comunicazioni interne al tempo del Covid-19, con una serie di distanziamento, e stanno separati in casa e comunicano tramite via Skype o su WhatsApp per poter gestire al meglio la situazione. Noi la salutiamo anche perché, come detto, appunto è una nostra conoscenza. Poi Alessandra, ti volevo chiedere se ho 20 secondi per leggerti un messaggio. Esattamente sì, Italo, quindi puoi procedere. Perfetto, è un messaggio che è arrivato poco fa sull'ANSA ed è da parte di Luca Parmitano, il comandante della Stazione Spaziale Internazionale. È arrivato via Facebook perché Parmitano ha fatto un po' specie questo messaggio. Lui è un esperto di quarantene. In che senso? Vi vado a leggere il suo messaggio. Lui dice: prima di partire tutti gli astronauti si sottopongono a un periodo di quarantena per evitare di portare a bordo della stazione possibili effetti virali, visto che l'equipaggio può avere un sistema immunitario leggermente depresso. Allo stesso modo, in questo momento è indispensabile anche per tutti coloro che sono sani e in forma evitare ogni tipo di contatto, anche per non contagiare chi può avere un sistema immunitario depresso. Chiudo con questo messaggio, Alessandra, a te di nuovo la linea. Grazie Italo, noi siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata. Video è offerto da sgservicesud.it. Amici Trevi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà ancora pressione atmosferica relativamente alta sul Mediterraneo e sull'Italia, però cominciano a farsi vedere un po' di nuvole, anche le prime gocce di pioggia. La situazione infatti nei prossimi giorni cambierà in maniera anche piuttosto marcata. Ma andiamo con ordine, vediamo intanto la giornata di venerdì come nuvolosità, ancora poche nubi, però piano piano in giornata la nuvolosità comincerà a farsi vedere un po' sulle isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, e poi anche sulle regioni settentrionali, soprattutto nella seconda parte del giorno. Precipitazioni ancora per lo più deboli e sporadiche, qualche gocciolina potrebbe interessare a fine giornata la pianura padana centrale, sostanzialmente la Lombardia e l'Emilia, e forse qualche goccia anche in Sardegna. Quindi in definitiva una giornata, quella di venerdì, comunque discreta, grandi cose non succedono, però appunto torna qualche nuvola al centro nord, diciamo nella seconda parte del giorno magari anche qualche goccia di pioggia tra la Lombardia, l'Emilia, il Veneto occidentale e poi forse anche sulla Sardegna tirrenica, ma davvero precipitazioni di poco conto. Temperature per il momento ancora miti, però a partire da domenica caleranno in maniera sensibile. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.